Ben ritrovati con Portici in Teatro di Porto in TV, la consueta rubrica dedicata al teatro amatoriale. Quest'oggi sono con la compagnia del Teatro degli Assurdi, che ho avuto già modo di ascoltare in passato, in particolare Fabio Orbitello, Gianni Martone, che porteranno in scena un lavoro molto interessante. Ecco, vorrei subito chiedervi qualcosa in più di questo spettacolo, mentre vediamo scorrere la locandina in sovraimpressione. Perché proprio questo testo? E diteci qualcosa in più per quanto riguarda la trama, che peraltro è molto interessante e può accattivare il nostro pubblico. Lo spettacolo è scritto da Domenico Romano, un nostro carissimo amico che reputiamo un grande artista, grande scrittore, una mente molto molto illuminata nonostante la giovane età. È una trama molto profonda, si chiama L'uno contro l'altro e parla di una famiglia di cinque elementi spaccati tra di loro da vari pensieri diversi, che poi si ritroveranno insieme in un momento di forte vicissitudine per fare in modo che non siano più l'uno contro l'altro, appunto. Uno spettacolo poliedrico perché associa delle problematiche, dei temi sociali molto forti a una comicità e al tipico fattore caratteristico che peraltro vi caratterizza il Teatro degli Assurdi, visto che voi puntate molto sul fattore della comicità. Sì. Però a te, Fabio, cos'è che ha colpito maggiormente di questo testo? Diciamo, è stata la vera profondità, scusate il gioco di parole, dell'autore che ha avuto in questo testo, perché tocca tantissimi argomenti dalla Seconda Guerra Mondiale ai tempi d'oggi e è proiettato verso il futuro. Questo testo forte nasce una comicità un po' particolare, non è una classica comicità, ma si vanno a toccare questi elementi forti per farli, come suol dire, alleggerire, per sdrammatizzare il tutto. E fortunatamente ha preso tutti noi e tutto il resto della compagnia. In questo spettacolo voi andate a toccare delle corde sociali molto importanti, ma è una cosa che voi fate solitamente anche con la vostra associazione, perché Teatro degli Assurdi, ricordiamo, non è solo teatro, ma voi avete un forte impegno anche nel sociale, toccando peraltro delle problematiche vicine ai più. I nostri impegni nel sociale sono tantissimi. Prossimi appuntamenti siamo con la festa patronale di San Giovanni a Teduccio, del quartiere, e saremo impegnati per quanto riguarda il santo patrono San Giovanni Battista. Questo ci richiede ogni anno l'impegno di tutti i partecipanti ai nostri laboratori, che sono aperti a tutti, persone, ragazzi del quartiere e non solo, del quartiere non solo, perché abbiamo altre persone che comunque vengono da zone più lontane, come Portici, Ercolano, Napoli, Fuorigrotto, e quindi c'è un coinvolgimento di tutte le persone una volta che hanno capito il Teatro degli Assurdi di cosa si occupa. L'intento è quello di essere qualcosa in più, avere una marcia in più rispetto a quello che è il concetto di una semplice filodrammatica. Ovviamente di compagnie amatoriali ce ne sono a bizzeffe. L'intento è quello comunque di apportare degli elementi di ricerca affinché non ci si ferma comunque su vecchi testi, su cose già fatte, su cose che hanno la loro importanza e tuttora comunque sono sempre sulla cresta dell'onda. Però è giusto anche che seppur amatorialmente ci sia anche qualcos'altro. Diciamo che oggi le associazioni si stanno sostituendo alle istituzioni e questa è una cosa molto grave, perché dietro alle associazioni si sta nascondendo un qualcosa che dovrebbero fare proprio le istituzioni, invece non funziona così, perché chi si occupa di un'associazione, in questo caso noi che la portiamo avanti con l'aiuto di tutto il gruppo che ci segue, che ci aiutano davvero. Comunque noi abbiamo delle vite personali, svolgiamo un lavoro, famiglia, eccetera, eccetera. Al di fuori coltiviamo questa passione,
Però le istituzioni sono molto assenti, quindi c'è l'assenza delle istituzioni per quanto riguarda per l'appoggio delle associazioni, ma noi ci sostituiamo a loro per i ragazzi, per aiutarli, per dare questi primi passi verso l'arte. E io credo proprio tutti questi monumenti che vengono rovinati dai più giovani, è proprio perché non, nelle scuole c'è mancanza di cultura alla base. Ma io direi che, aggiungendo una parafrasi storica, siamo un po' come soldati ribelli, ovviamente che non sono pagati per fare i soldati, ma lo fanno per il mero ideale, per effettuare, diciamo, il giusto cambiamento a questa società che è leggermente minata. Non vogliamo essere catastrofisti, ma leggermente minata. Ricordiamo quando e dove porterete il vostro spettacolo. Lo porteremo a Ponticelli, al Teatro San Pietro e Paolo, sito in via Sallustro, all'interno. Domenica 15 maggio, ore 18:30. Domenico Romano, qui accanto a me, autore del testo che porterà in scena il Teatro degli Assurdi a breve. Io vorrei subito chiederti come un giovane come te sente l'esigenza di dover affrontare e scrivere delle cose così importanti che riguardano problematiche sociali, ecco, in un periodo storico in cui la nostra generazione, anche la generazione precedente, visto che tu sei più giovane, difficilmente provano a parlare o comunque a confrontarsi su delle tematiche che riguardano la società in generale. Allora, in realtà questa commedia nasce da un sogno che io ho fatto, un sogno che però a sua volta è stato originato da un discorso che fece, questa commedia è stata scritta all'epoca del liceo, ed è un discorso che fece un mio professore di latino a proposito di un'eventuale terza guerra mondiale. E quindi non a caso la dimensione onirica, quindi quella del sogno, della coscienza dell'individuo, è molto presente all'interno dell'opera. Questo perché? Perché l'uno contro l'altro non parla di un mio vissuto personale, perché per una questione anagrafica chiaramente non ho vissuto la seconda guerra mondiale, ma riguarda proprio l'attualità. Viviamo un profondo senso di inquietudine attualmente, da diversi anni a questa parte, che una serie di avvenimenti della nostra attualità politica, soprattutto, sembra voglia necessariamente minacciare la nostra pace. Quindi ecco che un politico da qualche parte, anche lontana da noi, sale al governo e per una serie di motivazioni minaccia la nostra quiete e anche altri avvenimenti. Ed è per questo che sono partito da quel sogno che ho fatto, perché rappresentava appieno, secondo me, lo stato di inquietudine che sta conoscendo la nostra generazione, la nostra attualità. Quindi è, come dire, un testo che si rifà non a un evento vero e proprio, ma alla tensione che noi viviamo oggigiorno, per un semplice motivo, perché purtroppo spesso, a causa di motivazioni economiche soprattutto, la guerra viene, tra virgolette, abbellita di ideologie, di sovrastrutture ideologiche, quindi parliamo di patriottismo, del valore, del coraggio. Il mio obiettivo, la mia esigenza più che altro, era proprio quello di riportare la guerra alla sua, potremmo dire, dimensione originaria. Cioè, secondo me c'è una battuta nel secondo atto fondamentale che racchiude un po' il senso dell'opera, che se non è una pazziel, questa è la guerra, la grida proprio il padre di famiglia, quindi a simboleggiare proprio la necessità di non sottovalutare un evento come quello bellico, quindi di non sottovalutare l'importanza di una politica che non mini la pace dei popoli, ma anzi che cerca di riportarla, di mantenerla quanto più possibile. Come hai deciso di scegliere, proprio di hai individuato nel teatro il mezzo adatto a portare quello che è il tuo pensiero? Allora, innanzitutto il teatro è una mia grandissima passione. Io da piccolo ho avuto la fortuna di avere una famiglia in cui l'arte in generale, ma soprattutto il teatro, era molto valorizzato. Da piccolo che ho avuto contatto con le prime opere di Eduardo, ma anche con i primi libri di poesie. Quindi innanzitutto è un'esigenza molto Altra personale. rarità, peraltro, in un momento in cui spesso molti giovani non sanno neanche dell'esistenza dello stesso Io Edoardo. infatti penso che non smetterò mai di ringraziare i miei genitori, quindi la fortuna che ho avuto nell'avere una famiglia così straordinaria, che nel loro piccolo, in una condizione che non ti nascondo non essere poi così rosea come qualcuno magari si potrebbe aspettare, in realtà hanno saputo trasmettermi un grande patrimonio culturale di partenza, dalla quale poi chiaramente ho sviluppato tutta la mia curiosità. Quindi il teatro era un'esigenza, ma non solo. Secondo me è uno strumento che proprio nella sua origine, nella sua struttura originaria, è di comunicazione, di sentimento convissuto con tutto il resto della collettività.
E dunque un messaggio come quello del freniamo la guerra, del rendiamoci conto della sua gravità, non poteva che essere espressa in un momento di, come dire, di compassione nel vero senso del termine, quindi di un sentimento vissuto in modo comune tra chi recita e di chi invece, il pubblico invece, come dire, viene a guardare uno spettacolo. Sentivo l'esigenza di dover scrivere qualcosa che passasse per, come dire, per l'anima di tutti, che passasse per i sentimenti di tutti e quindi ci racchiudesse in unica grande esigenza, quella di spegnere questa inquietudine, questa perdita di tranquillità che ormai contrassegna i nostri ultimi tempi. Io, prima di salutare il nostro pubblico e salutare voi del Teatro degli Assurdi, volevo ringraziarti per le belle parole che hai detto, perché io parto sempre, ecco, cerco di iniziare i nostri servizi con un invito ai giovani a rivolgersi al teatro e trovare un giovane, ragazzo, tu hai 20 anni, Sì. vero? Che ha cercato proprio nel teatro una dimensione in cui rappresentare un proprio pensiero, una propria opinione importante, anche un modo per confrontarsi con un pubblico vasto, perché è una cosa molto importante. Questo credo che sia l'invito migliore per tutti i giovani che ci seguono. Avvicinatevi al teatro. Il teatro può essere anche un modo per affrontare dei problemi, come ha fatto Domenico. Insomma, questa è una cosa molto bella. Detto questo, ti auguro il meglio e che il teatro possa continuare a essere un mezzo per esprimerti. E quindi vi salutiamo, vi ricordiamo la nostra pagina Facebook Portici in Teatro di Porto in TV, dove potete contattarci, richiedere gratuitamente un servizio sulla vostra compagnia o il vostro particolare impegno per il teatro. E quindi viva il teatro sempre!